posto pazzesco! Wow, che controllo incredibile, bravo! Oh, cavolo, questa non ci voleva. Calma, sono a qualche isolato almeno. Sono in libertà vigilata. Io smammo. Poppante! Ah, amico, devi venire a dare un'occhiata qui. Ci sono nomi grossi in città. E ti presenterò il mio amico Travis. Ha un sacco di macchine di cui vuole sbarazzarsi. Una passeggiata. È ora di alzare il livello, lo dico per te. Mi chiamo Spike. Allora ci vediamo lì, ok? Sei venuto! Che eleganza! Bene così! Ci sono persone importanti stasera! Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo! Oh, guarda un po' che sorpresa! Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la I5 e la Turner! Oh, la sbandata più controllata che abbia mai visto! Deve essere stato grande! Non vedevo Spike così eccitato da... è sempre così eccitato! È per questo che mi ami! Robin... sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Infatti ora lo porto a conoscere Travis e magari spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Andiamo, amico. Hola, Amy. Questa è Amy. Niente male, eh? Ti amo anch'io, piccola. Travis, voglio presentarti un amico. Ah, sì? E perché? Dovresti vederlo in azione, che roba! Un controllo senza limiti! Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed racer. Puoi dirlo forte, è un tipo davvero tosto. E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Portale a sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Giuro, yo! Benvenuto nel clan, fratello. Affare fatto. Pagarmi. È bella, non è vero? Dai, Amy, devi solo starla a sentire e assicurarti che faccia le fusa come dovrebbe. Ehi, ciao, ti prego, è parcheggiata proprio qui fuori. E Spike, ti prego. Te lo ripeto, c'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi... Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Ecco. Wow. Wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, Amy, lo sai. Mi paga tuo padre, vuoi dire? Piano, questa giacca costa $1,200. Ecco, appunto. No, io l'odio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda, non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro.
Sopravvissuto a un'altra gara con Spike. Forse ti ho sottovalutato. Sopravvissuto? No, Spike ha dovuto faticare. No. Oh, scusa. Non hai faticato, non è esatto. Ha soltanto perso. Sì, sfotti pure. Emanuel, porta qui le chiappe. Bip, bam, boom. Boom. Ciao, signore. Beh, niente abbraccio, amico. Dai, avanti. Non vorrei spezzare quel tuo corpicino così esile e fragile. Avanti, Pulcino. Dammi il tuo amore. Non farti ingannare dall'aspetto. Questa bestia è davvero agile al volante. Mi chiamo Emanuel. Ma sono troppe sillabe per questi tonti. No, chiamami Mano. Bella presa. Ehi, questo è Fred, Norwegian Ham. Ciao, bello. Frederick. Ok, e adesso andiamo a caccia di guai o ce ne stiamo in cerchio a ridere di Spike? Per me è uguale. Parole grosse. Chi ha fame? Ho cenato una volta sola, stasera ho fame. Accidenti, ma come fai? Tu mangi il doppio di lui. Già, Robin, continua a mangiare e diventerai un barile. Va bene, furbone. Chi arriva ultimo al diner paga per me. No, chi arriva ultimo al diner paga per tutti. Prendete niente sopra i $5. È un diner. Tutto costa più di $5. E niente dessert, ok? Non vedo l'ora di andare a caccia di avversari. Aspetto solo informazioni sul posto. Io stavo pensando di tornare al club. Vieni anche tu. Perché? Le strade sono aperte, la notte è giovane. Io stasera corro. No, io voglio tornare all'officina. Perché non vieni con me? Potremmo liberarti uno spazio. Ti tirerà lucido, amico mio. Sei geloso, Spikey? Sì, sono geloso di chi rispetta i limiti di velocità. Avete visto Travis oggi? Ah, sì, doveva incontrare qualcuno. Un affare importante. Magnus Walker è qui in città. L'avete visto parlare con Travis al club? Oh, ecco perché Spike ha fretta. Ha un appuntamento. Ed è con il destino, amico mio. Stasera noi corriamo, così puoi farci vedere cosa sai fare, ok? Ok. Guarda che ti sento. Ok, non toccare la mia playlist o sei morto. Oh, ciao. Travis mi ha detto che sai mettere a punto un'auto, perciò benvenuto. Ok, una sola regola. Usa gli attrezzi che vuoi, tranquillo. Ma rimettili a posto quando hai finito. A parte questo, a tua disposizione. Oh, ecco la mia ultima ossessione. Vieni. Niente male come riuscito, amico! Questa sarà la mia prossima opera d'arte. Me lo sento. Voglio farla vedere a Nakaisan prima che lui lasci la città. L'approvazione di un artista come lui darebbe un bel prestigio a questa officina, giusto? Ok, ho finito. Adesso esco. Forse dopo raggiungo Spike. Travis ha spostato le auto, così ora c'è spazio per te. E ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba. È un buon momento per mettere a fuoco le idee, sai? Pensare all'auto. Seguire la tua visione. Wow, parlo proprio come Travis. Ok, è tardi, vado. Divertiti. E ci vediamo in giro, ok? Metti gli attrezzi a posto. Grande. Ci vediamo. Ehi,
Sì, hai ragione. Non ne so veramente un tubo di biliardo. Com'era questo? Era buono? Ho capito il tuo gioco. Se sei così sicuro, perché non alziamo un po' la posta? Ecco. $4. Non devi sperperare i soldi per il college. Per come guidi, ti servirà un piano B. Ah, Manu, impara qualcosa dal nostro amico qui. Sai che fa? Tiene la bocca chiusa e gli occhi aperti. Forza. Ehi. Un vero furto. Come ti va? È quasi ora. Quanta caffeina ti sei fatto, Spike? Robin ha ragione, rallenta un po'. Mi spiace, signori, ma il treno non rallenta. Magnus non è arrivato in vetta andando piano. No, ma in ogni caso tu non sei lui. Ehi, sentito? Ah, sì, sì, questo è il suono che faccio quando me ne sbatto. Sembra sia il momento. Sì. Oh, tieni acceso il telefono, amico. Stanotte avremo da fare. Andiamo. Grazie tante. Scommetto che ti ci è voluto un sacco di tempo per farlo. Ho pensato che ti servisse ispirazione. Yo! Ehi! Oh, come va, T? Gara di fantasia, Nakai-san contro Magnus Walker. Chi vince? Ma dai, che domanda insulsa. Così mi deludi, ragazzo. No, vi do io la risposta giusta. Io scelgo Nakai-san tutta la vita. A meno che Magnus non guidi una RVB e l'universo non imploda. Stai imparando. Beh, spero solo un giorno di poter creare qualcosa all'altezza di Nakai-san. Cosa ti ho detto? Che il nostro unico limite è l'immaginazione. A proposito di limiti, pensavo a cosa ci vorrebbe per ottenere il massimo in un tuning radicale. E sto parlando di potenze estreme, amico. Semplice. Un mucchio di soldi e un sacco di lavoro, ecco cosa. Voglio dire che il rischio è quello di adagiarsi. Non siamo arrivati fin qui solo per smettere di osare. Pensateci bene. La reputazione che ti fa avere i soldi per un'auto così è una cosa che richiede dedizione. Scusa, amico. Ho rovinato tutto. Già. Quello non sta bene. Fammi spiegare, ok? Derapare è troppo sicuro. Cosa? Non c'è nessuna eccitazione, non ce n'è, chiaro. E chi l'ha detto? Ehi. Tu? Forza, Amy, dammi una mano. Io un po' lo amo e un po' lo odio. Cioè, mi fa star male sentire che rimbalza sul limitatore, ma mi emoziono anche quando la faccio scivolare al punto perfetto. Sì, sì. Ok, me ne vado. Vieni con me? Sì, ok. Pace. A dopo. Siediti, amico. Lui odia la derapata per una semplice ragione. Non ne è capace. Oh. Ci vuole una certa raffinatezza per farla scivolare e sgommare alla grande. Devi portarla fino al punto critico.
Ho ragione oppure no? Non sbagli mai. Beh, è così. Devi avercelo nel sangue, chiaro? Ah, oh, lo vedi? La nostra Robin. Lei ha classe. Ha la mano ferma. Spike? Lui invece strattonerebbe il freno a mano come un teenager neopatentato. Ma dai, Manu, non è così male. È un bene che suo padre abbia qualche soldo in tasca. Ecco quello che penso. Ok, abbiamo parlato troppo. Vado fuori. E da quando questo è un problema? Beh, è un problema quando stiamo qui a chiacchierare invece che fuori a guidare. Ascolta, sto mettendo insieme qualcosa. Niente di concreto per ora, ma... se sei stanco di zen e vuoi un po' di caos rumoroso... Ok? Ti farò sapere. A dopo. Sempre una curva avanti, la ragazza. Quando c'è lei, le cose succedono e basta. Ad ogni modo, ti consiglio vivamente di provare a sgommare a Ventura Bay. Sì. Ti chiamo, ok? Ti metto in contatto con la scena locale. Credevo che a questo punto tu e Spike aveste già dei tatuaggi gemelli. Oh, figo questo posto, eh? Ah, sto morendo di fame. Dove è finita la mia pizza? Un buco allo stomaco. Oh, mio salvatore. È solo di un paio d'ore fa. C'è della gente che devi conoscere. Si fanno chiamare Risky Devil. Corrono con auto tenute insieme da nastri, graffette, tutto pur di tornare in strada. Lo vedi questo? E mi avrebbe un collasso per un cerchione così. Di sicuro. Per loro, invece, le cicatrici sono trofei di guerra. Ehi, hey Rob, ho bisogno di te per superare il livello. No, oh, vuoi che ti tenga per mano? È matto. Allora, io resto qui. Devi attirare la loro attenzione, ok? Noi ci sentiamo dopo. Parte il treno delle derapate. Ciao. Amico, guarda qua. Hai molto da imparare, giovane Pivello. Come hai fatto a sapere che ero lì? Pensavo stessi meditando. Stavo visualizzando. Inoltre la meditazione ti rende più presente, Spike. Non ti fa scivolare nell'oblio? Chissà quanta te ne spari al volante, allora. Ho ragione. Sì, è vero. No, ti pompi. Metti un po' di musica o roba così. Ti pompi? Senti qua. Ok, sei sulla buona strada. Hai saputo di Ken Block, vero? Ancora con quel Block, amico. Sgommate continue, vecchio. Il tipo ha girato di quei video delle gymkane con più di 1 milione di visite. Come
come guardare un film d'azione, solo che è reale, chiaro? Probabilmente l'hai già visto, ma vale la pena dare un'occhiata a questo. Ti manderò un link. Tu consideralo un'ispirazione. Così separiamo gli uomini dai poppanti. Sì. Gran bella stretta, vecchio. Pivello. Stavolta ciao, ha spaccato amico. Proprio. Come va? La vecchia scuola. Tutto bene? Scuola. Ehi, ciao. Cavolo, vorrei tanto creare una unicorn RTR. Come quella. Amy. Avanti. Tu puoi creare un Onisaurus Rex. Wow. Certo, poi dovrei venerarti. Beh, per quello dovrei metterti in coda, bello. Un momento. No, aspetta. Tu non dovresti venerarmi già. Da lontano e con rispetto totale. Ok, allora. Cioè, lo sapevo, ma volevo sentirtelo dire. Spike. Hey. Ciao. Come va? Io. Stai ancora facendo il buffone con questi qua, amico. Chiudi la bocca. Guardando tutti quei cerchi. Spike, dovresti dare un'occhiata a questo, anche se sei invidioso, devi rispetto a Block. Perché? Mi farà sentire tanto calore e conforto. No. Guardalo. No, seriamente, amico, è il numero uno. È il numero uno. Ho sentito che fa chiudere tutte le strade e ci mette un giorno intero per girare questo piccolo video tirasassi. Che cosa emozionante, amico. Chiunque può montare roba su un portatile e farla sembrare buona, no? Oh. Che dobbiamo fare per convincerti, eh? No, dico solo che se togli l'atmosfera da film, che cosa rimane, eh? Oh, ok. 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 Ehi. No, ascoltate me. Facciamo che giriamo una corsa. In una ripresa, senza tagli. Sì, come no? Aspetta, come una gincana in una ripresa. No, non una qualsiasi gincana. Noi dovremmo ricreare la corsa di Ken, mossa per mossa. Ok, tu sei pazzo. No, sono d'accordo con Amy, tu hai perso la testa di nuovo. Sei con me? Facciamolo. Boom, ok. Uno, due, tre. Accetteremo ben presto le vostre scuse. Contanti, carta di credito, va bene tutto. Cerco qualche location e ti chiamo. Oggi spacchiamo, vedrai.
Oh, eccolo qua. Hai dominato la corsa di Ken. Sei un grande, che spettacolo, eh? 10.000 visite in meno di un'ora. Più di quando ho postato Spike che cantava Frozen nella doccia. Ehi, sei stato bravo. Avanti, lasciamogli il loro quarto d'ora, Spike. Travis, visto il video? Congratulazioni, è ottimo. Identico a Block. Che... dove... Ehi, oh, ragazzi, zitti, ehi, zitti. Ken. Ehi, Ken. No, una ripresa, niente trucchi. Parola. Ti ringrazio. Ciao. Era Ken. Ha visto il video. Lo includerà nel blog di Onigan. Cavolo, amico, dovresti sballare. No, amico. No. No. Dobbiamo creare qualcosa di così nuovo che neanche Travis potrà criticare. Con le nostre impronte digitali. Sì. Sei con me? Pazzesco! Yo, amico mio! Tutto ok? Lascia che ti dica una cosa su Magnus Walker. Innanzitutto, si innamorò della sua prima Porsche quando aveva circa 10 anni, ok? E ora possiede questa flotta di incredibili Porsche, amico! Ha creato un nuovo stile, anche il suo ponte personale! Certo! Potremmo farlo anche noi, fratello! Il ponte di Spike! Maledizione, come suona bene! Comunque, Magnus conosce Ventura Bay come le sue tasche, sai, lui è il re qui, perché conosce il posto molto bene! È come una sua seconda pelle, senza sforzo! Ecco, che cosa dobbiamo fare? È facile, amico! Noi conosciamo i posti, i giocatori, rispettiamo il gioco, mi capisci? Wow, stasera c'è il servizio completo! Qualsiasi cosa, ma non chiedergli mai di Magnus Walker! Troppo tardi! E siamo appena all'inizio, piccola! Per arrivare a Magnus dobbiamo dimostrarci all'altezza. Frantumiamo il suo record leggendario e dovrà farsi vivo lui. Oh, arriva l'onda. Chi viene con me? Abbi cura di lui. Lascia perdere, Robin. Lo so. Devi per forza lasciarmi postare queste foto, perché potrebbe vederle chi sai tu, capisci? Però, senti, noi non amiamo i rischi inutili qui, no. Quindi, bilanciare l'auto per gestire quella potenza è il passo numero 2, ok? Lo sai che Nakai-san una volta era un pilota di strada come noi e adesso gira il mondo creando auto per clientele esigenti?
È vero. Sono fantastico, modestamente. Torna ai tuoi suoni primordiali, Manu. Guarda qui, ho postato una foto delle nostre auto. Stupenda. Già. Stupenda, sì. Ora aspetterà tutta la notte il mi piace di tu sai chi. Non sono affari tuoi. Comunque passi troppo tempo sotto quel cofano. Dobbiamo farti ritornare in strada, a correre. Certo. Ci vediamo più tardi, ok? Pace. Bene, ora però cambiamo marcia. È pazzesco, amico. Magnus ha postato una sfida. Ehi, guarda. Guarda qui. Gli Urban Outlaw in persona. Wow. Sto sentendo cose folli in giro. Ditemi che è vero. Bah, è tutto vero, l'abbiamo polverizzato. Oh, ma che. Ehi, se questo non attira la sua attenzione, fate meglio ritirarvi. Stavolta l'abbiamo davvero messo alle strette. Magnus, aspettaci, ti veniamo a prendere. Ok, ragazzi, vado a vedere chi c'è là fuori. Venite. Scusa, ma chi c'è là fuori che è stato sfidato da Magnus Walker? E chi c'è là fuori che sta per farlo a pezzi? La notte è giovane. Beh, grazie per l'appoggio, Travis. Non è il modo di prenderlo. Tu invece sai come prenderlo. No. Travis, tu hai rubato l'auto di Nakai-san. Volevi una carrozzeria bilanciata e perfetta? Eccola qui. Gli hai rubato l'auto! Ehi, non sono un ladro. Quando ha visto il tuo lavoro, Nakai mi ha chiamato. Gli interessa e credo di riuscire a portarlo qui. Ma prima che venga, tu devi fare pratica sul suo capolavoro. Bisogna studiare il dipinto per conoscere il pittore. È chiaro adesso? Ti fai un giro con l'auto di Nakai per scoprire tutti i suoi segreti. Non sapevo che lo conoscessi di persona. Nakai, Obama, il Dalai Lama. Siete in gamba, ragazzi. Ma adesso siamo a un altro livello. Se non dominate quel capolavoro, resterete degli apprendisti. Coraggio. È la vostra chance. Prima tocca a me. Ci vediamo fuori, ok? Devi essere più veloce! We could never die. No, 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 no.
Ehi, io. Il bilanciamento è tutto. Parti dall'anima e il corpo segue, amico. Guarda queste macchine. L'errore sta nel vedere solo la tecnica, la meccanica. Ma per cambiare gioco ci serve una visione. Dobbiamo essere artisti. E come ogni autentico artista, iniziamo sempre dall'interno. Il motore è il cuore. E solo quando il motore è messo a punto perfettamente, pensiamo a cosa lo tiene ancorato all'asfalto. Travis ci fa incontrare un fornitore top. Ricambi speciali per quell'ultimo 10%. Ho visto Nakai-san al lavoro una volta. Ci ha messo 4 ore solo per installare un unico parafango. La gente va e viene. La perfezione non è mai stata per le persone mediocre. Ma per Nakai-san, ogni pannello era come una pennellata. Era un'opera d'arte. È per questo che ho paura che non verrà. Non temere, arriverà. Oh, ehi, vieni qua, ti mostro una cosa. Quello che vedi qui è il nostro obiettivo. Ma cavolo, che c'è che non va? Va bene, senti qua. Cook è davanti al gruppo, noi tutti dietro sbandando, scodando, facendo il solito. E dal nulla, AJ schizza via come un fulmine. Finiamo sulla I5, AJ taglia lo spartitraffico come se niente fosse. 8 auto in questo folle treno autostradale ad alta velocità. Accidenti, Rob. Credevo dovessimo vederci. Sì, vederci qui. Amico, sei venuto anche tu a unirti al circo? Ti manda Travis. Che? No. No, io me ne stavo al diner e ho sentito una voce riguardo una stupida gara sull'autostrada. Devono aver perso il mio invito. Ma non è il tuo genere. Infatti. Continuate pure a divertirvi, ok? Io vado. Lascia perdere, è solo geloso. In ogni caso, adesso io e te lavoriamo insieme per raggiungere velocità di quel tipo. Così farai tu lo stile dei Risky Devil. Ai miei tempi, forse possiamo uscire a guidare insieme. Rock and roll, ciao. Wow, amico. Come ha avuto il tuo contatto? Non guardare me. Sai cosa vuol dire, fratello? Che te lo meriti. No, un'altra volta. Ve lo meritate entrambi. No, Rob, il merito è tutto suo. Il modo in cui il collega qui ha distrutto quei vermi. È ovvio che Magnus l'ha chiamato per primo. Il premio in vista, amico. Di una sola parola e siamo in ballo. Andiamo.
mostrarmi nudo in giro per il bar. Oh, yo, ehi, tocca a te. Sei qui, come va? Spero che tu sia meglio di lui. Vediamo se te la cavi. Mi dai da bere? Meglio se guidi. Io, amico, tutto ok? Allora qual era? Eh? Era la 277, eh? Magari non sai neanche che è la preferita di Magnus, in assoluto. Ehi, che sta succedendo? Magnus ha offerto a questo tipo una corsa su una delle sue 911. Come l'ha avuto il tuo numero? Eh? Ehi, è vero. E cosa hai fatto? Gliel'ho dato io. Rilassati. Rilassarmi? Eh? Rilassarmi, era la mia corsa! Me la meritavo! Spike, ora basta. Ah, sì? Calma, Spike. Andiamo. Qui siamo tutti una squadra. Travis ti pressa perché vuole che diventi un grande. Non voglio il suo aiuto. Ora il tipo nuovo si prende tutto il merito, eh? Vero? Ehi, vieni qui. Vieni qui, smettila. Stai scherzando? È esattamente quello che tu volevi. Magnus ti sta osservando. Uno di noi viene notato, tutti veniamo notati. Siamo un pacchetto unico. Ok? Ok. Ok. A posto. Scusami, amico. L'avevo desiderato di brutto, capisci? Pace. Ora andiamo là fuori e balliamo. Sì. A quanto pare è un grande talento. Non essere timido, sono normali come me, te. Strano, però. Mi hanno appena chiamato, tipo 2 minuti fa. Wow, che dolci. Ora guarda. Pure di rischi debili in arrivo! Ok, ok, mi arrendo. L'idea l'ha avuta Cook. Ah, davvero? Dei maiali. Qual è il messaggio? Il messaggio? Che siete stati scelti per tagliare la pizza. I ragazzi di cui ti parlavo. Come va, amico? Ti ho visto in azione, da paura. Sottoscrivo. Già, sì. Ma se hai davvero intenzione di unirti a loro, devi darti da fare un bel po'. Devi demolire quel telaio, distruggere quelle ruote, spaccare il limitatore e le gomme. Sì. Allora sei pronto? Siediti. Lui è il migliore, te lo dico io. Ehi, prepariamo un'altra notte di caos. Ehi, amico, tutto bene? Ok. Ehi, ciao, come va? Hai voglia di andare? Ho trovato una nuova scorciatoia in centro. Ah, no, non credo proprio. Il ragazzo ama le derapate. Sei sicuro? È un problema? No, io stavo solo cercando un pilota. Ma se voi siete a posto, io posso andarmene, nessun problema. Aspetta, ehi! I Rischi Devil metteranno sotto sopra Ventura Bay. Faremo scintille stasera. Dai, Spike, devi restare con noi. Vero, ragazzi? Sì! Sì. Più siamo, meglio è. Sì, grande. Coraggio. Sì, ok, perché no? Sì! Sì! Vai, chiede ai nostri. Salute a tutti, andiamo. Sì. Salute. Alla tua. We'll be right back.
come ti va? Ciao, amico. Prendi da bere. Sì. Salute. Salute. Benvenuto alla festa. Hai spaccato. Ehi, amico, grande. Davi l'onorario, senza storie. Hai prestigio alla crew di Ventura, sei forte. Ok, questa la postare. Hashtag Risky Devil, hashtag miglior notte di sempre. Fino alla prossima volta. Ah, già, la prossima volta. Alla prossima. Ok, entriamo. Sì. Avanti. Black Beauty e Sansa. Bambina. Ehi, hey, yo. Bella. Ciao. Ti presento qualcuno, vieni. Ehi. Hey. Come va? Sono Bon. Ciao, sono Ken. Bel lavoro. Quindi questi ragazzi ti hanno impressionato? Oh, eh? Sì. Cavolo, è fantastico averti in città. Beh, grazie, ma... E adesso? Beh, c'è questo furgone di tacco sulla sesta. Ne fanno certi ai gamberetti. Un posto fantastico. Io non credo che Ken sia qui per mangiare taco. Ma dai. Sì, cioè, vado pazzo per i taco, ma ho qui la mia squadra, abbiamo qualche auto. Chiaro. Preferirei divertirmi un po' più che mangiare taco. Ok, ok, ok. Ci stai? Non mi prendi in giro, vero? Sono un tipetto delicato io. No, sul serio. Ci stai o no? Oh, amico, sì che ci stiamo. Allora, ecco il piano. Cerchiamo, pratichiamo, sgommiamo. Poi taco ai gamberetti. Oh, adoro queste priorità. Ah, sì. Sì. Pronto per il rock? Suoniamo. Sì. Detto che sapeva guidare. Me l'hai detto, no? È davvero incredibile. Eccolo qua, come va, amico? Ehi, ti ricordi me stesso da giovane? Sì, ma scommetto che da giovane tu non avevi un'auto così. Su questo non ci piove. Continua ad ascoltare il tuo istinto, però. Magnus ha ragione, fratello. Ehi, Spike. Travis dice grandi cose di te. Grazie, amico. Per me è molto importante. Te lo meriti. Forza, prendiamo. Prendiamo. Alla corsa! Benvenuto nella tua nuova vita, rock and roll. Auto. Una Porsche stellare. Vorrei farne una così. Ce la farai, vedrai. Speriamo. Ehi! Ehi! In giro si comincia a parlare del tuo lavoro. Ci siamo. Vieni. Amy Anna Kaisan su schermo. Ciao, amico. Ehi, Spike, levati di mezzo. Via! Calma. Ok, traduco io per te. L'obiettivo è un'auto bilanciata. Io non creo per gli altri, creo per me. Ci vuole tempo per realizzare un sogno, per trasformarlo in realtà. I ricambi non contano poi molto. Sospensioni airlift o freni giapponesi. Quello che conta sei tu. Allora ti piace o non ti piace? Non puoi dirmi che hai un segreto gigantesco e poi andartene via così. Mi spiace, ma è un'informazione preziosa e non sei disposto a pagarla. Ciao, bella. E va bene. Ti rimappo la centralina, ok? Però adesso dimmelo, hai capito? Un mio amico se ne stava lì al diner. Ha visto Travis e Nakai-san. Ok, Spike.
Se stai mentendo, lo giuro e dico sul serio, io... Ehi! Nakai-san. Kuetes. Yoroshiku ne. Kimi tachi ga wasa no master builder no futari gumi da ne. Yoroshiku. Yo, sono Spike. Ciao, come va? Domo. Kare ga okotte ta yatsu da ne. Cosa ha detto di me? Zitto, Spike. Sozzero no hyougen wa bokura o ichi ni saseru kara ne. Demo kuruma wa onaji mono wa nai shi, ichidai ichidai sozzero jigau nda yo. Beh, ti spiego. Ciò che esprimiamo è quello che ci unisce. Non ci sono auto uguali. Ogni tuning è diverso. Kuruma no kaizou wa jiko hyougen da. Ti mostro l'officina. Ok. Congratulazioni, okay. È stato grandioso. Ok, vediamoci qualche volta. Dai. Ken, devi guardare questo video dei Risky Devil. Conosci quei tipi? Oh, sì. Vieni. Avete sentito? Ken vuole che gli cerchi una location. Sono un hooligan. No, va a piacere. Sì? Come ci si sente? State sgommando con il numero uno. Lo dobbiamo soltanto a lui. E tu lo devi soltanto a noi, giusto? Sì. Oh, adesso devo scappare. Gloria e fortuna. Sì. Gloria e fortuna. Sì. 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 Veramente convinta che vi sareste fatti beccare. È stato assurdo. Imbocchiamo l'incrocio. E questi tizi che arrivano sparati sulle loro sleeper, no? E con la polizia subito dietro, capito? Ah, io su questo la penso come Travis. Accosti l'auto e paghi. Pace fatta. Tanto una multa la prendono tutti. Già, una multa non è grave. Ma continue violazioni, devi pagarti la cauzione. Questo è vero, ma puoi seminare la polizia se sai come fare. Con una Nissan Scrausa di quel tipo puoi fermarti in un parcheggio e puff, sei sparito. Sei matto? L'elicottero ti trova in un secondo. Finiresti dritto al TG del mattino, in lacrime che gridi scusa mamma. Esattamente. Queste esche per sbirri ci fanno incasinare tutto. Restare alla larga dal centro è il mio unico consiglio. Già. Non siete mai tentati di scappare solo per vedere se ci riuscite? Veramente no. Ehi, amico. Che razza di crew frequenti ultimamente? Mm? Hai precedenti che non sappiamo? Calma, amico. Rilassati. Questa gente non la trovi. Sono loro che trovano te. Sembra che stiano guidando l'auto di papà e poi... Puff! Ti seminano al semaforo e scompaiono nel nulla. Ehi, amico. Amy è nel suo habitat, è felice di quello che hai fatto qui. Lo siamo anche noi.
Ehi, guardate chi c'è. Ehi, non c'è il naso, vai. Amico, devo dirti una cosa. Yo, sei parte della famiglia adesso. Mi casa, su casa. Vieni, bevi. Chi mi dà il cazzolino se dai, Dané? Dice che noi siamo la nuova generazione, amici. Sì! Kanpai! Kanpai! Sì! Probabilmente è un insegnante che ha detto alla moglie di avere una partita con gli amici. No, non ci credo. Travis dice che è un ragazzino russo con tanti soldi e poco cervello. Oh, un amico tuo? Queste sono soltanto delle voci. Non sa niente nessuno, nemmeno Travis. Beh, chiunque lui sia... O lei sia. Prima lo prendono e meglio è. Ma che ti importa? Perché la gente va in paranoia. La gente non spende soldi quando è nervosa. Caffè da sport. Cosa? Ehi. No, non l'ho dimenticato. Sì, controllo che sia senza glutine. No. Va bene. Ecco il tuo insegnante, Abby. Un killer a sangue freddo. Più di diavolo, ma ci sentiamo. Da quando è che abbiamo perso le palle? Davvero? Beh, tu non le hai mai avute. Ah sì? E tu cosa mi hai rotto per tutto questo tempo? Le chiappe. Cavolo, tu non ti arrendi mai, vero? Già, ero io là fuori. Sorpreso? Nemmeno io. Quando sei in questo trip, sai subito chi è come te. Sta tutto negli occhi, Chico. Per quanto tu sia stato notevole, guidare in quel modo ti caccerà in grossi guai un giorno o l'altro. Un sacco di gente del giro si nutre di questo. Ti vogliono come nuovo re. Ma non conta solo il talento. I ribelli piacciono a chiunque. Qualcuno che lotta contro il sistema. Quindi fatti una domanda. Sei il tipo di pilota che lo fa per l'adrenalina? O cerchi solo riconoscimenti? Speravo che facessi il salto. E so bene che sei tentato. Tieni acceso il telefono. Ok.
momento. O mai pitbull mi dai hashiri suru na. Koko ni iru pitbull tachi mo we welcome you. Già, non c'è niente di più eccitante di una vera sfida. Forza, bevi una Monster coi grandi. Bentornato fra i vivi, fratello. Bentornato. Bentornato. Hashtag notte più bella in assoluto. Senti, Robin ha una sorpresina per te. Questo è il tuo momento. Ma ricorda, fratello, la strada non finisce qui, ok? Ragazzi, per l'album di famiglia. Ehi, hey, yo, ecco il nostro uomo! Oh, rock and roll, amico! Ragazzi, state più vicini! Più vicini, state più vicini! Bene, così! Siete tutti spinti!